Una serata speciale a Palazzo Imperiale, Stelle nello Sport, Rete Maker e Confartigianato Ligure insieme per celebrare gli artigiani del talento. È vero, è il proseguo di un percorso che abbiamo iniziato ormai da un anno e mezzo con Confartigianato Liguria, ossia unire il mondo dell'artigianato col mondo dello sport, e siamo contenti di aver unito a questo particolare e fantastico viaggio anche Stelle nello Sport. Siamo davvero felici questa sera di essere in una location spettacolare che è Palazzo Imperiale, una location che accoglie durante tutta la settimana gli eventi di Genova Jeans, e abbiamo trovato anche un angolino dedicato allo sport, proprio per premiare quelli che sono i veri artigiani dello sport, ossia coloro che forgiano gli atleti, che ogni giorno li malleano in modo tale da farli arrivare ad alti livelli, dal primo all'ultimo. Davvero curioso e bello che in occasione di Genova Jeans ci possa stare anche in questa settimana anche un bellissimo messaggio sportivo, e quindi anche questo parallelismo tra l'allenatore, il tecnico e l'artigiano. Beh, possiamo dire che sicuramente questi allenatori, questi tecnici forgiano un po' questi talenti per farli anche diventare dei grandi campioni, ma soprattutto forgiano anche il carattere di questi ragazzi che crescono all'insegna davvero ispirati ai valori dello sport. Poi dobbiamo riconoscere, insomma, un grande ringraziamento a questa idea, Stelle nello Sport, il Confartigianato e Gianluca Argiolas, appunto, che come sappiamo è presidente della Rete Merkel. Stelle nello Sport sappiamo che da sempre, anzi ormai da 25 anni possiamo dire, li abbiamo anche festeggiati insieme quest'anno, hanno proprio l'obiettivo di promuovere lo sport, ma soprattutto anche di sostenere questi tecnici e allenatori, cioè coloro che magari rimangono un pochino più nelle retrovie, ma sono sicuramente importanti. Siamo qui tutta una grande famiglia in un anno importante che è quello di Genova Capitale Europea dello Sport, e spero davvero il prossimo anno di essere insieme a voi con una regione esplosiva, una regione europea dello sport 2025, perché davvero ci saranno da raccontare tantissime altre meravigliose storie di sport. Davvero una bellissima iniziativa, perché forgiare il talento e quindi contribuire alla realizzazione, alla crescita degli atleti, davvero vuol dire tanto sacrificio, tanto impegno, ma soprattutto tanta competenza. E spesso quando si guarda al mondo dello sport, in primis si guardano alle gesta sportive degli atleti, ma dietro c'è un mondo fatto da allenatori, da tecnici, da dirigenti, anche di tanti volontari, e quindi celebrarli in una serata all'interno di una cornice importante come la Genova Jeans Week, che mette in sinergia queste assonanze tra il mondo dell'artigianato e anche con il mestiere, in questo caso degli allenatori, è davvero molto molto bello. Poi all'interno di Genova Capitale Europea dello Sport aggiungiamo ulteriormente una connotazione un po' diversa, diciamo, dal mondo sportivo classico, ma il bello del nostro progetto è proprio questo, una trasversalità importante che abbraccia tante tematiche, soprattutto fa rete. Ma gli allenatori chiaramente sono una figura cardine di tutti gli sport, indistintamente, sia degli sport di squadra che degli sport individuali. L'allenatore si sostituisce spesso anche alla famiglia, spesso al papà, spesso alla mamma. È una figura importantissima nella crescita comunque dell'atleta, sin dall'età anche più piccola. Quindi è una persona veramente di riferimento. È una professione, va definita, una passione, chiamiamola come vogliamo, in ogni caso che deve avere alla base una grande competenza, una grande preparazione. Non ci si può inventare allenatori. Talvolta io vedo in diversi sport, da quelli che seguo io anche ad altri, forse figure che non hanno una formazione adeguata per poter fare l'allenatore. Probabilmente suppliscono con la passione, questa è sicuramente una grande cosa, però diciamo che alla base ci deve essere una grande formazione. Oltre a costruire e crescere delle grandi atlete a livello di risultato, per me è crescere delle grandi donne, cioè dare i valori agli atleti, portare i valori dello sport e farle crescere come da piccole a diventare grandi donne. Questo per me è la soddisfazione più importante. Ho avuto la fortuna di lavorare con tre atlete di rilevanza mondiale, perché la Del Carretto è stata campionessa europea, ha vinto il mondiale a squadra, Navarria ha vinto il mondiale individuale, ha vinto la Coppa del Mondo, Giulia Rizzi, anche lei faceva parte della squadra, sono tutte atlete di uno spessore notevole. Io ho la fortuna
di essere molto stimato nell'ambiente, di essere molto considerato. Diciamo che si fidano molto di me, magari a sproposito, però si fidano. Sì, sì, c'è una fiducia molto forte. Il rapporto tra maestro e atleta è veramente molto molto forte. Mia fortuna è stata solo incontrarla, Alice D'Amato, e quindi poterla allenare, instradare alla passione per questo sport, per la ginnastica artistica, e poi ha fatto tutto lei. In realtà quindi sono felicissima di averla instradata appunto allo sport e soprattutto alla ginnastica artistica, per poi vederla così volare così in alto, da arrivare a coronare il suo sogno addirittura con l'oro olimpico. Giorno dopo giorno, con la grandissima voglia di lavorare, col grandissimo lavoro, si arriva sicuramente a un obiettivo. Poi sta a loro chiaramente esprimersi al massimo come sta facendo Luca, perché ora chiaramente farà una grandissima stagione a Padova da titolare, speriamo, per cui sta tutto a dimostrare, ecco. Proprio oggi pensavo che nel 1974 ho fatto il corso da allenatore e quindi la mia carriera è stata lunga in primi tempi anche ora come atleta. E il flash non solo gli atleti forti, Salis, Rodrigo, Costa, Davide e così via, ma tanti ragazzini e soprattutto 42 anni di insegnamento a scuola. La vocazione si scopre cammin facendo. E si tenta, si sente di avere qualcosa da dare ai piccoli giovani atleti e poi piano piano c'è il rischio che diventi una professione, comunque un impegno costante, e tanto, tanto tempo da dedicare a questi ragazzi ogni giorno per cercare di migliorarli. È stato veramente entusiasmante far parte di questi 10 artigiani. E devo dire che è il momento in cui ripercorri un po' la tua carriera e ti ritrovi con una serie di atleti che hanno ottenuto, diciamo, risultati importanti, e questa è una bella soddisfazione. Un'emozione forte, ti dico la verità. Era parecchio che si cercava di portare questo ragazzo alle Paralimpiadi. E ci siamo riusciti, l'unico rammarico è che si è qualificato solo al 5° posto, ma per noi va bene, perché la nostra realtà, per la nostra realtà va bene. E giustamente una medaglia sarebbe stato qualcosa di magnifico per tutto il movimento paralimpico, anche per il giudo, anche perché tutti i suoi compagni di squadra non sono, diciamo, riusciti rispetto a Tokyo a conquistare una medaglia. Sono passati 20 anni da quando la presidentissima Marasacchi mi ha chiamato al Genova Nuoto, ero un giovanissimo allenatore proveniente da una piccola società di delegazione e mi ha dato la possibilità di crescere in questo contesto incredibile che è Sciorba. Ricevere premi fa sempre piacere, in questa location datata 1500 ancora di più. E cosa ci vuole? Bella domanda, passione innanzitutto e tanta voglia di sacrificarsi e di alzare sempre l'asticella, sempre e comunque. Quello non l'ho capito subito, l'ho imparato negli anni e è un po' il mio mantra, provare sempre ad alzare l'asticella e confortare gli atleti, specialmente in queste generazioni sono molto molto fragili, molto sensibili e insomma, ci stiamo riuscendo. Genova Nuoto in 20 anni, come ho detto a qualche altro tuo collega, ha sfornato 2 atleti da Olimpiadi, Carraro e Razzetti, altri da manifestazioni continentali come Tarzia e Nardini, quindi insomma direi che è un bilancio assolutamente positivo. Intanto è un grande onore per me, e io il mio motto è il lavoro paga sempre, quindi figurati, sono 3 cicli olimpici completi per arrivare a una medaglia, puoi immaginare quale sia stata la mia soddisfazione e di tutta la federazione pesistica per aver portato a casa questa prima storica medaglia nelle Paralimpiadi.